L'Eco in zona gialla dal 1 febbraio, lunedì 1 febbraio 2021, anche i ristoratori possono tornare ad aprire, ad accogliere, per meglio dire, i clienti nei loro spazi. La posizione di Confcommercio, siete preoccupati per una possibile chiusura o c'è più, diciamo, soddisfazione per la riapertura di queste attività? Ma sicuramente c'è soddisfazione per il fatto anche dovuto a quel misunderstanding, diciamo così, fra regione e governo sulla Lombardia, zona rossa, zona arancione, che ha caratterizzato le ultime settimane. Siamo assolutamente contenti perché con la zona gialla molte delle nostre attività, anche se il periodo di apertura è limitato, ma possono comunque iniziare e reiniziare a lavorare. C'è proprio però molta preoccupazione ancora per una prossima chiusura. Certo che ci auguriamo di no, certo che ci auguriamo che fino al 5 marzo potessimo rimanere in zona gialla e magari oltre il 5 maggio stabilizzarsi in questa situazione. Il rischio però, sentendo gli esperti, di una successiva chiusura c'è ancora, e questo taglierebbe ulteriormente le gambe a un settore, il nostro, quello del commercio, del turismo e del terziario in generale, che è stato l'unico settore, specialmente dall'autunno, a pagare questa situazione di chiusure. Certo, la salute va tutelata e su questo tutti sono d'accordo, ma riteniamo che deve essere salvaguardato anche il lavoro delle nostre imprese. Ecco, che temperatura segna, diciamo, il termometro di Confcommercio Lecco? Quanto possono ancora potersi permettere questo tipo di chiusure, magari i ristoratori, le attività che sono state chiuse per quasi tutto il periodo dell'inizio anno? E ormai la febbre è altissima, nel senso che la situazione è ormai, ma penso che sia sotto gli occhi di tutti. Noi 2 settimane fa abbiamo convocato tutti gli organi di stampa locali per fare una conferenza stampa all'aperto dove chiedevamo lavoro e tutele per le nostre imprese, cioè laddove si dovesse in qualche modo chiudere l'attività, i ristori dovrebbero essere non solo un palliativo, non quelle poche migliaia di euro che di fatto si sono rilevati essere, ma devono essere veramente dei ristori congrui e arrivare in tempi molto veloci. Abbiamo avuto dei tempi abbastanza snelli, ma l'importo era del tutto insoddisfacente. Grazie Alberto Riva, direttore Confcommercio Lecco. Grazie a voi.